Salve, andiamo avanti con quello che abbiamo detto l'altra volta, sempre facciamo vedere la compagnia dell'anello, siamo solo alla compagnia dell'anello, siamo all'inizio praticamente, quindi vi faccio sentire dove eravamo arrivati. Eravamo arrivati a Sauron, che fa... Questo è il tema di Sauron che viene fatto, e anche qui è come dicevo nell'altro video, dove c'è da basso sale e poi ricade nel basso, nel baratro, possiamo anche dire. E questo tema avviene quando praticamente c'è la torre, dove si vede la torre per la prima volta. Qui vedete conto, ho già fatto un video, adesso siamo al secondo e siamo soltanto ai primi 20 secondi, 20, primi, boh, forse 3 minuti di pellicola, 20 minuti di pellicola, non lo so, ma siamo ancora all'inizio, perché siamo ancora all'inizio. Va bene. Quindi questo è quello di Sauron, che praticamente usa sempre la stessa scala che vi ho detto l'altra volta, con la seconda aumentata. Ogni volta che c'è una cosa del passato viene fuori questa cosa qua. Adesso riaccordo la chitarra velocemente e facciamo il tema più importante, che sarebbe questo. Questo l'ho aggiunto io. Il tema dell'Hobel viene usato in mille modi, no? Viene fatto in mille modi, praticamente usando le note più o meno che ho fatto adesso, o prendendo delle varie spezzettoni, viene messo in tanti posti, c'è la versione smielata, ad esempio quando c'è verso la fine dell'Hobbit, quando Sam cerca di andare sulla barca con Frodo, ecco qui la parte smielata, poi c'è la parte più divertente all'inizio del film, quando ci sono gli Hobbit, che lo fa un po' più staccato, quindi lo fa leggermente diverso, ma il succo è sempre basato su questo. E gli accordi, invece delle armonie complicate che c'erano prima, che io non vi ho spiegato tutto, però era un po' più tosta, anche diciamo quella di Lothlórien era abbastanza costruita, abbastanza complicatamente. Qui siamo più facili, l'armonia è molto più semplice. È un po' come le canzoni che ho fatto, tra virgolette, dai Puffi, insomma, no? O canzoni più semplici, perché armonicamente è più semplice, anche perché non può essere complicata, visto che rappresenta una cosa più leggera, perché insomma gli hobby, la prateria, lì, la campagna, gli orti, deve essere per forza più simpatica, meno, come si può dire, piena di tensione, non c'è, quindi è praticamente cosa fa? Fa la tonalità era maggiore, ma lo faccio in do adesso, così tanto per non... è uguale. Abbiamo primo, quarto, primo e poi userà il quinto, primo. Usa questi tre accordi girando, quindi sempre primo, quarto, quinto, primo, esattamente più o meno come erano, come abbiamo visto le colonne sonore dei Puffi o di un Baghi o quelle cose lì. Più semplice, meno complicato, meno distorto. Ok, andiamo avanti. Chiaramente, avendo parlato degli Hobbit, adesso dovremmo parlare di Gollum. E c'è una canzone per lui, che è un po' una rivisitazione della canzone degli Hobbit, che invece è leggera, fatta in versione un po' più tetra. E fa così.
gli accordi sono chiaramente minori, tristi. Si bemolle minore, fa diesis minore, tutto molto minore, molto triste, poverino, che sfiga, le ha tutte lui, no? Ok. Poi viene il tema di Isengard, che è uno di quelli che mi piace di più anche perché è costruito su un 5 quarti, cioè fa 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, scusate, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, un 5 quarti, che non è proprio in discoteca un 5 quarti non lo beccate di sicuro, ma neanche è difficile anche in altre parti, quindi è un ritmo un po' diverso, che a me non mi piace pure, ma comunque. E comunque fa così la. Questa è il tema di Isengard. Ok. Siamo arrivati all'ultima cosa che dirò della Compagnia dell'Anello, poi passeremo magari alle due torri, ma sarà un pochino più lunga perché c'è molta più roba. Ho dato un'occhiata così, un occhio veloce, ma effettivamente mi sa che devo buttarci due gli occhi. Però con calma, se avete pazienza, vedremo anche quello. Praticamente c'è il tema di Aragorn. Il tema di Aragorn all'inizio è formato da tre note. Perché lui non è ancora completo, cioè nel senso che non ha ancora deciso di essere Aragorn all'inizio. Quindi quando lui combatte all'inizio, adesso mi sfugge, scusate, adesso mi sfugge il primo combattimento di Aragorn, non me lo ricordo dove avviene, mi sfugge in questo secondo, però vabbè. C'è il primo combattimento di Aragorn, questo ne sono sicuro. Praticamente fa tutto così. Andando avanti, poi che lui diventa Aragorn, va avanti a quello che vi ho fatto prima. Viene aggiunto tutto il resto, quindi fa. Fa tutta la scaletta, ve la faccio. Rifatto. Ed è completo. Allora, fino qua è tutto, credo, su quello che c'è nella Compagnia dell'Anello. Probabilmente c'è ancora di più, però è interessante la cosa. Penso, spero di avervi dato una visione più completa quando vedrete, magari rivedrete il film. Mi rendo conto, per chi non ha visto il film, è un po' complicato capire questo, ma magari riascoltando il film, magari potrebbe essere interessante prendere questo punto di vista sulla musica che vi faccio vedere. Il CD stupefacente di Howard Shore, perché ha fatto un capolavoro, e vedremo che andando avanti sarà ancora più intrinseca questa cosa. Cioè, tutto quello che vi ho detto, la storia del male, la storia del bene, tutte queste qua, sono tutte cose che poi si ripropongono in maniera sempre più forte, sempre più grande, chiaramente arrivando poi al Ritorno del Re, che sarà veramente un sacco di roba. Io mi chiedo veramente se lui lo faceva perché ha capito questa cosa, cioè ci ha pensato a tutte le cose prima, o se è capitato che è successo così e basta. Cioè, lui ha composto la canzone senza pensarci e poi è venuto questo, perché questo non lo so. Non ho idea onestamente quale sia, se lui ha pensato a tutto prima o se è un caso che sia tutto così. Se non ci ha pensato, tutto
tutte le cose vanno a posto senza bisogno di pensarci troppo. Se ci ha pensato, minchia, bravo, perché ha fatto una figata. È tutto qui, la seconda parte è finita, vi saluto, saluti.